Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, seconda parte di Focus, questa è quella Focus Politica, questa è Focus Attualità. Possiamo vederle queste immagini? Le vedo con il segretario regionale della CISL, Tonino Russo, grazie per essere qui. Le vedi insieme a me queste immagini? Grazie. Le possiamo, ce la potete mandare per favore? È l'iniziativa di lotta dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità. Ieri è stata una giornata terribile, blocchi, situazioni di tensione altissima, perché giustamente questa gente dice: ma scusate, ma dopo 25 anni, c'è gente che ha oltre 60 anni, dice, ma è possibile che non arrivi a questa stabilizzazione? Beh, allora? È vero, questa è una categoria di lavoratori veramente sfortunata ed è una categoria di lavoratori che merita rispetto non solo dai governi ma anche dalle comunità, dal cittadino. Questi lavoratori erogano servizi di prima necessità nei comuni, la maggior parte di questi sono occupati nei comuni e hanno lavorato, è bene ricordarlo, per lo Stato, per il governo in nero per oltre 15-18 anni. Quattro anni fa, proprio grazie ad una battaglia sindacale di CGIL e CISL e UIL, siamo riusciti a fargli ottenere una contrattualizzazione. Vedi, immagino, si commentano da solo, la disperazione di queste persone si legge sui volti. Queste ricorderanno il Natale 2018 e immaginate anche le famiglie e i figli a casa, vedere un genitore così disperato gridare e inascoltato, capite che drammi stanno vivendo queste famiglie in questi momenti. Sì, è una cosa, io ho sentito. E noi quattro anni fa eravamo riusciti a fargli avere un regolare contratto, hanno visto finalmente dopo 17 anni un contratto di lavoro con tanto di contribuzione a seguito, perché poi è gente che si sta apprestando alla quiescenza e quindi alla fuoriuscita dal mondo del lavoro per una pensione che non percepiscono, perché specialmente con i nuovi sistemi previdenziali questi non hanno accumulato contribuzioni a sufficienza. Ti sei chiesto come mai? Sembra una sorta di lavoratori invisibili quasi, se ne parla poco di loro, anche a livello nazionale non è che ci sia questa attenzione, eppure parliamo di 4.500 persone. Cioè, questo progetto, questa idea progettuale nasce per fronteggiare un momento emergenziale, erano perdenti posti di lavoro e quindi all'epoca si fece una norma nazionale per collocarli un po' negli enti locali, nei comuni, a svolgere lavori socialmente utili. Doveva essere una fase transitoria, qualche mese, che li doveva accompagnare verso una ricollocazione nel mondo del lavoro. Purtroppo poi questo non si è verificato, tutto questo non è avvenuto e si è andato avanti per tanti lunghi anni, 17 con l'esattezza. 17 anni. Vedo un padre di famiglia lì piangere, io sono stato a Catanzaro, sono stato a Trebisaccio l'altro giorno ad Amendolara con questo lavoratore, un volto che ricordo troppo bene, la disperazione di questo, di tutti i lavoratori, le lavoratrici. Siamo in contatto quotidiano con loro, stiamo vivendo insieme a loro questi momenti drammatici di risposte, di notizie purtroppo che non arrivano, notizie che spesso sembra toccarli con mano e che non, al momento ancora è ingarbugliata, ci sono queste notizie che vengono veicolate a mezzo social. Ho sentito proprio pochi minuti fa si è chiusa un'interlocuzione, l'ennesima, con il prefetto di Reggio Calabria, quindi intanto ringrazio le prefetture di tutta la Calabria, le forze dell'ordine, le questure calabresi per tutto il sostegno, per come ci stanno stando vicino, per come stanno aiutando, ci stanno aiutando anche a gestirla, perché non è facile poi gestire momenti di disperazione come questi, gente vera, disperata, donne che si sono disposte a tutto. Cioè, la disperazione è arrivata al punto da perdere il controllo di se stessi. E quindi stavamo aspettando, il prefetto di Catanzaro ci comunicava pochi minuti fa che stanno aspettando ancora dalla Commissione Bilancio del Senato, si sta approntando un qualcosa, un emendamento che non c'è,
le notizie ufficiali che noi abbiamo è che manca ancora l'impalcatura della legge finanziaria, perché quella preparata alla Camera è stata totalmente bocciata dalla Commissione europea, quello che si stava preparando alla Commissione bilancio del Senato, mi pare che di nuovo dalle notizie di stamattina della Commissione europea, devono ulteriormente ridurre, diciamo, questo deficit, perché la cosa preoccupante è che stanno indebitando il Paese non per creare investimenti, ma per creare forme, diciamo, non sostenibili poi, e soprattutto non creano ricchezza, non creano sviluppo e non creano lavoro, che è il vero problema, il vero dramma che il nostro Paese vive, cioè quello della mancanza di lavoro. Questi lavoratori, queste lavoratrici avrebbero dovuto trovare collocazione dignitosa nel mondo del lavoro, cioè questo, dicevo, era un momento transitorio che doveva dare, doveva poi nel giro di pochi mesi traghettare e quindi reinserire nel mondo lavorativo queste figure. Sono passati 20 anni e siamo ancora qui. Io ricordo una manifestazione come questa, anzi più massiccia, più forte, che ha paralizzato la Calabria, ricordo quella dei forestali per esempio, o ricordo l'ultima in ordine di tempo, prima dei lavoratori socialmente utili, quelli della mobilità in deroga, anche lì è stata un'altra vicenda. Sì, questa dei forestali era il 2004 allora, simile a questa perché era lo stesso periodo di dicembre e lo stesso violento temporale come ieri qua o come a Catanzaro il 16 di novembre alla prefettura o come a Lamezia qualche settimana dietro quando la protesta avvenne lì a Lamezia. E lì allora c'è stato, poi finalmente siamo riusciti, quel grido d'allarme dei forestali nel 2004 è stato ascoltato per fortuna da quel governo, allora c'era il governo Berlusconi e quindi ci convocò a Roma e ricordo andammo lì e siamo riusciti, poi sottoscrivemmo un accordo importante che da lì ha dato corso poi in qualche modo al governo di quell'attività lavorativa, purtroppo poi non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, però è bene ricordarlo anche quello, un territorio fragile come quello calabrese, dove ogni qualvolta piove ci accorgiamo di quanto è fragile questo territorio e subiamo danni e piangiamo morti, anche questo che è incalcolabile il danno delle vite umane, e spendiamo molto di più di quanto potremmo spendere in prevenzione governata, programmata, progettata e affidato in mano a chi ha le competenze per fare questo. Senti. Noi abbiamo, e chiudo questo concetto, le nostre università che sfornano giovani acculturati sulla materia e non riusciamo a intrattenerli qua, non riusciamo a utilizzarli in modo adeguato a quello che sono i bisogni del nostro territorio e li mandiamo fuori. Qui indebitiamo le famiglie e poi li mandiamo a creare sviluppo altrove. Senti, la gente deve sapere che se togli questi lavoratori socialmente utili, pubblica utilità, dal ruolo che hanno all'interno della pubblica amministrazione, i comuni che non hanno soldi non possono garantire i servizi. È proprio perché così. Questi sono gente che ormai è dedicata a determinati servizi che servono alla cittadinanza. Allora, se tu dici, guarda che questi qui dal 31 di dicembre non puoi più utilizzarli, valla a trovare, le assunzioni non puoi farle. Quindi come devono fare i sindaci, tant'è che loro sono messi la fascia, sono scesi in piazza a sostegno dei lavoratori. E ti faccio anche un'altra domanda. Come ha fatto per esempio il sindaco di Reggio Calabria ad assumere 130 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità? Allora, c'è da ricordare che la maggior parte dei comuni calabresi sono comuni in dissesto finanziario e quindi non possono procedere al rimpiazzo di quanti lavoratori, di quanto personale va in pensione. Dal 2019 potrebbe sbloccarsi questo vincolo e in qualche modo quindi si potrà procedere, ma sempre che il piano del fabbisogno non solo lo prevede, ma prevede anche la relativa copertura finanziaria che i comuni non hanno, perché questi tagli drastici del trasferimento delle risorse dal governo centrale al governo periferico ha determinato tutto questo. Allora che succede? Intanto i comuni calabresi stanno applicando le aliquote più alte
della tassazione locale, perché poi quasi per intero questi servizi ormai gravitano sui cittadini. E allora questi lavoratori, che in qualche modo, ed è bene ricordare anche questo, il loro rapporto di lavoro è un rapporto di lavoro part-time, il compenso che questi lavoratori percepiscono è equivalente all'importo che questo governo vorrebbe garantire come reddito di cittadinanza. Allora io mi chiedo, da cittadino calabrese, ma la vera cittadinanza non sta nel lavoro? Noi non viviamo in un paese dove, diciamo, è fondato sul lavoro. Allora perché in qualche modo negare una prospettiva occupazionale che già ce l'hanno a questi e togliergli la possibilità? Questi percepiscono 750-800 euro al mese, per dargli poi un sussidio, diciamo, un reddito di cittadinanza, una forma di assistenza che per coloro i quali non hanno un lavoro va bene, ma togliere dal mondo lavorativo chi ce l'ha per mettere in una forma assistenziale, cioè è pura diseducazione. Noi diseduchiamo al lavoro. Questo è l'appello che vorrei lanciare. E allora i sindaci perché sostengono? Perché realmente queste persone oggi stanno erogando servizi nei comuni di prima necessità. Su questo ci siamo. Trovi, no, ma non trovi, solo, siamo. Non trovi solo manovalanza, trovi comuni piccoli dove il ragioniere che avevano di ruolo è andato in pensione, non lo possono sostituire, e oggi il ragioniere lo fanno questi con titoli e con capacità professionale. Trovi persone di questi, io ho avuto modo di parlarci, che sono entrati a dare assistenza e affiancamento alle insegnanti dell'esilio nido comunale. Gli insegnanti o le insegnanti sono andati in pensione e sono rimasti questi a svolgere anche questa funzione. Oppure trovi chi con la patente, quindi corrispondente, porta i bambini a scuola e quindi lo scuolabus, oppure trovi chi magari anche con competenze tecniche, geometri, ma anche laureati. Allora dico, ma perché non si deve dare questa opportunità? È chiaro, per essere proprio espliciti e per soprattutto esprimere quello che è il pensiero nostro, noi con i comuni, ma già stavamo valutando unitariamente con CGIL e GUIL, da gennaio un ragionamento l'abbiamo già avviato per dire che nel piano del fabbisogno triennale questi comuni devono incominciare a stabilire quale figure professionali all'interno di questo bacino possono ricoprire quei ruoli. Ed è il caso di Reggio Calabria. A Reggio Calabria, dove il comune è grosso, ma in altri comuni ne sono stati stabilizzati anche altrove, non erano 4.500 sono ridotti adesso. Per esempio, alla regione ce ne sono 4.500 e li stiamo stabilizzando tutti, senza attingere allora, a questo canale. Allora questi sono sfortunati che sono questi sono qua, proprio quelli sfortunati, perché laddove l'ente che li detiene ha la capacità finanziaria di copertura, lo programmano, lo pianificano il piano, diciamo, triennale, e quindi questo vanno nell'altro canale. La cosa che stavamo chiedendo al governo, e qui non comprendiamo, perché non è nemmeno economica il problema è di natura politica, perché economicamente, cioè la somma necessaria per portare avanti questo processo di stabilizzazione già negli anni era consolidata, stiamo parlando di 50 milioni di euro. Un governo che sta discutendo una manovra finanziaria di 37 miliardi non credo che possa spaventarsi di fronte 50 milioni e di fronte a lavoratori che svolgono mansione di primaria o importanza di primario ordine. Però, per onestà, bisogna anche dire questo, che negli anni c'è stato un po' di manica larga nel immettere nei comuni, no, lavoratori socialmente utili, pubblica utilità, creando poi delle illusioni, perché abbiamo anche piccoli comuni con 1000, 1500, 2000 abitanti dove sono 20, 25 lavoratori socialmente utili, pubblica utilità, anche questa è stata una, no? Anche qui forse non allora, si è calcolato bene. Allora, su questa categoria problema. Di lavoratori gli ingressi sono bloccati, qui abbiamo le due tipologie, lavoratore socialmente utile e lavoratore di pubblica utilità. I lavoratori di pubblica utilità, dove non sono riconosciuti dalla norma nazionale, sono già contemplati nella norma regionale con un finanziamento regionale a seguito di 39 milioni di euro che la Regione Calabria con CGIL e CISL e GUIL ha fatto un'aggiunta straordinaria nei giorni scorsi, proprio su
sollecitazione nostra, quando è iniziata questa vertenza, e ha storicizzato i 39 milioni. Quindi necessitanti per garantire nello stesso percorso di pari dignità, perché questi lavoratori poi ormai si sono mescolati. Quindi l'ingresso è avvenuto 20 anni fa, perché perdenti posti di lavoro sono stati collocati. Quindi su questo bacino non ci sono stati ingressi. Man mano si stanno sgonfiando perché, come le dicevo, laddove nei comuni ci sono opportunità o negli enti, abbiamo stabilizzato anche in altri enti pubblici, ne sono stati stabilizzati parecchi, erano molto molto di più. Se si procedesse per come è stato anche scritto nell'accordo Stato-Regione pochi mesi fa, dove sono stati stanziati anche 84 milioni di euro per il prossimo quadriennio, dove questi lavoratori, cioè gli enti utilizzatori, se stabilizzano questi lavoratori, prenderanno una dote, dice, chiamiamola così, annuale, di 9.200 euro per ogni lavoratore. Allora, nel quadriennio, se si procedesse con questa volontà, questi lavoratori li avremmo collocati nel modo più dignitoso possibile, che lo meritano pure, perché non bisogna mai dimenticare che hanno lavorato in nero per 17 anni per garantire pubblici servizi al governo. Questo sì. E allora meritano un rispetto di questo genere. Allora, lesinare 50 milioni di euro per dare una prospettiva, una collocazione dignitosa a questi lavoratori, credo che è uno sforzo che coralmente si deve fare. Le notizie che stanno arrivando, mi chiedeva, non vanno in questa direzione. Non vanno in questa direzione. Si dice l'ultima proprio che veicolano su notizie sui social. Poi ci sono fake news che anche qui si intrecciano, quindi vai a capire quali sono quelle vere e quelle false. Pare che si voglia fare una deroga per quanto riguarda il prosieguo dei contratti di lavoro da gennaio senza copertura finanziaria. Se è questo, è aria fritta, che non serve, perché i comuni, ripeto, non hanno in questo momento risorse necessarie, questa è una bomba sociale. Noi stiamo già organizzando, qui non la teniamo più. Se non arrivano notizie rassicuranti, ufficiali da parte del governo, è quello che stiamo chiedendo. Io personalmente ho incontrato il ministro per il Sud, la ministra Lezzi, all'aeroporto a Lamezia, con l'interlocuzione anche lì della questura e delle prefetture, si sono attivate. La stessa ministra ci aveva garantito che la volontà di questo governo va in questa direzione. Ecco perché non comprendiamo questa difficoltà. Se quella è la volontà politica, sul piano economico, le ripeto, non credo che i 50 milioni possano sbilanciare in una direzione piuttosto che in un'altra il futuro di questo governo. Piuttosto che dare risorse per reddito di cittadinanza, io dico sottraiamolo dal reddito di cittadinanza e sosteniamo di pari importo e a pari unità lavorative, sosteniamo il lavoro alla cittadinanza, perché per me la vera cittadinanza si conquista con il lavoro, che dà dignità alle persone. Si era parlato di una manifestazione da tenersi a Roma, è confermata questa? È confermata per giovedì. Quindi giovedì noi prevediamo di partire domani sera, quindi mercoledì sera, di partire con i pullman per andare a Roma. Oggi l'abbiamo rispostata nei comuni perché tra oggi e domani si stanno organizzando, cioè il modo proprio come organizzativamente, materialmente partiamo per Roma. Giovedì probabilmente, se i lavori alla commissione dovessero slittare a venerdì, perché anche qui c'è stata una sospensiva dei lavori, noi ci rendiamo conto, questo governo è in difficoltà, stiamo seguendo anche questo braccio di ferro tra la Lega, per essere chiaro, e il 5 Stelle, dove c'è una specie di sorte di divisoria tra chi deve sostenere ad ogni costo un reddito di cittadinanza, che, ripeto, in questi termini è diseducativo. Ma chi è a favore e chi è contro? Il 5 Stelle è a favore di un reddito di cittadinanza che vuole sostenere... Nei confronti dei lavoratori socialmente utili. Nei confronti del lavoratore socialmente utile, qui è difficile anche da capire, perché tutti coloro i quali io ho avuto modo di incontrare, di colloquiare, mi dicono tutto che la volontà politica del governo nella sua interezza va nella direzione dove noi guardiamo. Ho capito, nei fatti, se non si nei chiude, fatti non arriva non niente. Si chiude. Poi dovete raccontare a questa gente come vanno le cose. Intanto c'è la sottosegretaria, quindi l'onorevole Castelli,
che è anche presidente della Commissione Bilancio, e quindi il primo appello che ci sentiamo di lanciare è a questa forza di governo e quindi a questo sottosegretario che si attivi, cioè a dipanare questa matassa, quantomeno a capire e a comprendere il disagio e la preoccupazione che vivono queste famiglie. E poi c'è l'altra ministra per diciamo, la pubblica amministrazione, per la funzione pubblica, anche lì la Buongiorno. C'è questo problema non è d'accordo da quello che leggiamo, perché poi quello che si dice sulla stampa è che si è un po' messa di traverso. Noi siamo convinti che gli sia stata raccontata male la storia di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Spesso arrivano messaggi veicolati male, vengono viste queste figure come assistiti, come persone che se ne può fare almeno improduttive. Ma non è così. Non è assolutamente così. Il fatto stesso che i sindaci disperatamente mettono la fascia e stanno protestando con questi lavoratori. Alcuni, come il sindaco di Medale, se la toglie. Se la toglie proprio e si dimettono, quindi sta a significare che c'è la comunità, la vive, il dramma lo sta vivendo la comunità, perché poi un sindaco è espressione di quella comunità, non è che è autonominato, quello è un sindaco eletto e quindi il suo comportamento ne deve rispondere alla comunità. Allora questo dovrebbe interrogare un po' questo governo su cosa è necessario, ma ripeto, preferiremmo che si togliessero dal reddito di cittadinanza le 4.500 unità piuttosto che darle a 4.500 disoccupati che meritano tutto, diciamo, il sostegno di questo mondo, ma lì avevamo già uno strumento come governo anche precedente, che era il REI, questo reddito di inclusione. Sì. Cioè, però la povertà è forte nel nostro paese, ma non lo si può combattere cancellando il lavoro. Il lavoro lo dobbiamo sostenere comunque. Poi è nobile porre risorse a sostegno del superamento della povertà. No, io dico questo, poi c'è questa bufera giudiziaria regionale che non aiuta, insomma, no? Questo è stato anche questo una bomba d'orologeria, come si può dire. Noi stamattina siamo usciti con un documento unitario CGL CISL UIL di pieno sostegno alla magistratura, e quindi che si faccia piena luce, ma che si faccia piena luce rapidamente. Cioè non ci possiamo permettere in una regione come la Calabria che, ecco, queste bombe esplodono e poi come al solito non colpiscono mai, cioè creano confusione, creano, diciamo, allarme, cioè, creano disagi. Siamo preoccupati e siamo soprattutto a sostegno della magistratura e del contrasto alla criminalità organizzata e al malaffare. Noi è da tempo che stiamo denunciando queste cose, però ecco, anche qui noi vorremmo che proprio per la gravità di questo episodio, che proprio in tempi rapidissimi, ad ore, si devono stabilire le reali responsabilità da che parte stanno, perché già se no incominciano i fake news. Anche qui le notizie appena sono arrivate erano storte, cioè da abuso d'ufficio si paventava in qualche modo altre forme che comunque poi la stessa magistratura ha chiarito, l'aggravante mafioso che ha chiarito subito che non c'è. Ecco, però il privare un governo o il responsabile, quindi il governatore, cioè un avviso, un obbligo di dimora, e significa privarlo, quindi c'è un reato di una certa gravità, e credo che il popolo calabrese ha il dovere in tempi rapidissimi di capire come stanno le cose, perché deve fare anche delle valutazioni, deve fare delle scelte, se no anche qui noi siamo preoccupati, perché spesso poi questi processi si aprono e finiscono come sempre sono finiti. Allora in questa direzione noi vorremmo essere di supporto, però anche ad abbreviare e alla celerità dei tempi. Bene, siamo in chiusura. Quando si potranno avere, diciamo, informazioni più o meno certe sul futuro occupazionale dei lavoratori che abbiamo visto dimostrare la rabbia e la tensione?
in queste ore in Calabria? In commissione bilancio, proprio in queste ore, stanno discutendo adesso, per cui già il prefetto di Catanzaro in serata si è impegnato con noi, potremmo avere qualcosa. Già qualcosa di concreto. Se dovesse arrivare un segnale positivo, non smobilitiamo, si assolutamente, non si smobilitiamo tutti. La cosa che noi auspichiamo, noi vorremmo fare, noi queste famiglie e lo stesso governo, vorremmo fargli fare un Natale sereno. Allora, ci dovremmo riaggiornare più in là, aspettiamo di vedere intanto se verrà confermata la manifestazione di giovedì, tutto dipende dai segnali che arriveranno da Roma. Grazie per essere stato con noi. Noi adesso vi lasciamo, perché queste cose vanno sottolineate, vi lasciamo questo live della protesta dei lavoratori, perché deve rimanere impresso nell'immaginario collettivo calabrese il dolore, il dramma, la difficoltà, l'ansia e lo stato d'animo non certamente sereno in cui questa gente, queste donne, questi uomini che prestano servizio da 22-23 anni nelle pubbliche amministrazioni, come dire, meritano attenzione e rispetto. Vediamo la clip, ve la lasciamo così com'è, così come l'abbiamo preparata, non c'è commento, solo le voci, poi mandiamo la pubblicità, solo le voci, vediamo. Arrivederci. Non riescono a capire, la faccio finita. Scusa, fate un po' di spazio che parla di fa. Questo non è giusto, la politica, non politica, non me ne frega un cazzo, io voglio l'evidentemente che deve passare, di qua non ci muoviamo, questo è poco ma sicuro, se volete portare dentro, è la prima volta che ci vado, non va niente, via, l'esperienza me la faccio in galera a Natale, basta, mi sono rotto le scatole. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.